Presidente Del Negro, giornata di formazione per i sindaci eletti quest'anno. Che materie si insegnano oggi? Ma più che insegnare, mettiamo a conoscenza dei nuovi sindaci, ma non solo dei nuovi sindaci, delle problematiche che sono per il futuro. I cambiamenti in questo paese sono enormi, dal processo fiscale al processo urbanistico. Credo che oggi qui, come dire, i titoli delle persone che abbiamo chiamato autorevolmente a svolgere questo convegno siano di grande soddisfazione e di grande partecipazione per i sindaci. La sala è piena, vuol dire che l'interesse c'era. Perfetto. Tra l'altro, tra i vari temi toccati vedo anche la questione della lotta all'evasione fiscale, vedo che avete avuto il supporto anche della Guardia di Finanza, che si farà una collaborazione sempre più stretta con l'ANCI Veneto. Cosa si intende, ma scendendo nei dettagli? Ma per anni sostanzialmente la Guardia di Finanza è stata l'unica istituzione delegata al recupero dell'evasione fiscale. I risultati sono stati brillanti ma non sufficienti. Credo che queste nuove iniziative di area di governo che coinvolgano direttamente il sindaco, quindi il territorio, la lotta all'evasione, sia estremamente importante. Creeranno grandissime difficoltà e qualche perplessità da parte dei sindaci, ma un vero sindaco che ha la fascia tricolore è il primo cittadino che combatte l'evasione.